Bene, buongiorno a tutti. Direi che possiamo iniziare, anche se ammetterò in itinere i partecipanti che lo richiederanno. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importante webinar circa l'azione e i temi di monitoraggio per il benessere all'interno, diciamo, delle scuole. Inizierei velocissimamente con l'introduzione al tema del giorno da parte del dirigente dell'ufficio terzo, dottor Roberto Curtolo, che lascerei la parola per i saluti e l'introduzione appunto iniziale. Grazie Daniele. Allora, intanto benvenuti a tutti. Ringrazio in primo luogo il dottor Giorni, il dirigente scolastico Giorni, che coordina l'attività della rete Avatar e poi ovviamente il CNR di Pisa che attraverso i suoi rappresentanti è l'anima di questo progetto e ne dà consistenza. Riteniamo che il tema che Avatar pone al centro della propria azione sia proprio quello cui accennava in apertura Daniele Leporatti, riguardo alla visione della situazione del benessere in senso ampio all'interno delle istituzioni scolastiche, della nostra regione. In particolare, ponendo l'attenzione sul benessere, pone l'attenzione in realtà su tutti gli aspetti che concorrono alla costruzione del benessere a scuola, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, cioè rivolte che deve essere rivolta a sostenere il benestare dei ragazzi, lo stare bene dei ragazzi all'interno dei luoghi in cui svolgono l'attività didattica, ma anche nel modo in cui gli stessi svolgono l'attività didattica, che sia funzionale a sostenere il loro coinvolgimento positivo nell'attività scolastica. E credo che il progetto sia in realtà uno strumento utile a tutta la comunità scolastica per la costituzione di politiche integrate a livello regionale per il raggiungimento di obiettivi che si muovono nella direzione dello star bene a scuola. E, uno strumento che consentirebbe, se esteso in maniera ampia a tutte le istituzioni scolastiche, di avere una fotografia in costante aggiornamento delle condizioni e quindi anche degli esiti delle azioni che le scuole mettono in essere per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto. È per questo che, e qui mi rivolgo ai rappresentanti del CNR, credo che l'azione di Avatar, e questo è anche uno dei motivi per cui come ufficio scolastico regionale l'abbiamo sposata in modo importante e con una consapevolezza assolutamente rilevante, sia funzionale anche a integrarsi con tutte le azioni che l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione e tutti gli altri attori stanno mettendo in essere nel contesto dello star bene a scuola. Perché anche noi abbiamo un'azione parallela che si sta sviluppando e che si muove sulle indicazioni dell'assessorato alla salute di Regione Toscana, che si chiama Le scuole promuovono salute, che è di fatto uno degli aspetti nella promozione della salute, intesa in senso ampio e non solo restrittivo a quelle che sono le condizioni di benessere fisico.
Va bene, si propone di lavorare in senso ampio sull'attività delle scuole e io credo che un accordo fra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il CNR di Pisa possa in questa direzione essere funzionale per portare Avatar al di fuori della sua azione che rimane fondamentale e prevalente all'interno delle singole istituzioni scolastiche per avere poi un indicatore importante a livello generale o territorialmente definito di quelle che sono le condizioni delle scuole in questo senso e quindi di promuovere e avviare azioni parallele da parte degli altri attori. Penso che Daniele, che è il responsabile del progetto Le scuole promuovono salute, quindi non è casuale che sia la mia ombra in questo caso, come ha definito lui la sua funzione, sia importante proprio che lui focalizzi le relazioni e quindi anche le possibilità di collaborazione che con il CNR su questo ambito si possono porre. Quindi il progetto Avatar diventa il perno e il cardine attraverso cui poi le altre azioni si possono sviluppare. È un po' questa, la proposta che io lancio in questo momento sia ovviamente in primo luogo al CNR che poi alle scuole che costituiscono la rete Avatar. Daniele, se vuoi un po' specificare meglio il contenuto di questa proposta, ti lascio la parola. Sì, vorrei in maniera molto veloce dettagliare due aspetti, diciamo, tecnici. In effetti l'Ufficio Scolastico Regionale sta portando avanti in concerto con Regione Toscana quello che è il programma 1 del Piano Nazionale della Prevenzione, che poi è stato ovviamente inglobato nel piano regionale. Programma 1 di scuole che promuovono salute, appunto, il dettame del programma 1 è proprio scuole che promuovono salute. Questo è un aspetto estremamente interessante perché ha una forte valenza non solo regionale ma anche di carattere nazionale. Il Ministero stesso ne è fortemente interessato. Ultimamente sta cercando di definire anche un coordinamento nazionale su questo punto. E proprio la principale, diciamo, azione si è concretizzata dal programma 1 di scuole che promuovono salute, è proprio la costituzione di questa rete che magari alcuni di voi ancora non conoscono, perché le scuole costituenti sono volutamente poche per il momento, ma segnatevi una data perché arriverà a breve una comunicazione di questa conferenza regionale. Il 13 aprile arriverà a tutte le scuole questa comunicazione riguardo alla prima conferenza regionale di scuole che promuovono salute, che si svolgerà a Firenze e comunque permetterà un collegamento iperestestuale, dove le scuole della rete si presenteranno e si darà modo di poter aderire a tutte le altre scuole interessate. Ovviamente l'obiettivo di Regione Toscana è che tutte le scuole della Regione Toscana poi facciano parte di questa rete. Tornando ad Avatar, Avatar potrà benissimo essere uno strumento di monitoraggio per il benessere che verrà utilizzato nello specifico, che verrà inserito nell'accordo di scuole che promuovono salute, appunto nella rete di scuole, ed è un monitoraggio importante perché può consentire di valutare l'impatto delle politiche e delle azioni promosse dal programma Scuole che promuovono salute e da altre iniziative di promozione della salute. E in questo modo sarà possibile valutare l'efficacia delle misure adottate per migliorare il benessere degli studenti e del personale, e poi permetterà alle scuole, ma non solo alle scuole, anche alla cabina di regia regionale, a portare eventuali correzioni e miglioramenti, soprattutto sulle politiche di carattere regionale. Quindi, grazie a uno strumento di monitoraggio come può essere Avatar, noi ci possiamo interfacciare con Regione Toscana e avere un peso, avere fondamentalmente una voce in quelle che sono le politiche sul benessere, sulla promozione alla salute e anche sul benessere degli alunni. Inoltre, un monitoraggio del benessere, diciamo, della scuola rappresenta un'importante fonte di informazione anche per gli stakeholder, per la comunità in genere,
Infatti, poi rendendo pubblici i dati sul benessere della scuola sarà possibile sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un ambiente educativo sano e positivo, stimolare anche il coinvolgimento di tanti altri attori, diciamo, del territorio. Quindi il messaggio che vorrei far passare è che ad oggi è uno strumento che può essere fortemente interessante per la vostra scuola perché riuscirete a dare in maniera oggettiva, con una valenza scientifica, ecco, con determinanti, diciamo, di salute scientifici, quello che è il benessere all'interno della vostra scuola o addirittura all'interno di una classe piuttosto, diciamo, che un'altra. Quindi si entra in una posizione micro nel dettaglio, ma allo stesso tempo contribuite, e questo credo che sia importante, a un monitoraggio che poi avrà una valenza di carattere regionale, di carattere, diciamo, comunitario, e questa poi il vostro contributo certamente avrà un peso su quelle che sono le politiche anche sul tema di salute. Io non vorrei aver preso troppo tempo ai relatori, credo di essere stato abbastanza chiaro e quindi passerei, Roberto, la parola a te per il CNR. Il microfono. Assolutamente è chiaro quello che hai detto e noi vediamo in Avatar una enorme potenzialità progettuale da questo punto di vista e anche di possibilità di essere proprio come dicevo prima, il fulcro, il perno attraverso cui le altre azioni si possono integrare in un percorso che porti le singole istituzioni scolastiche a migliorare le proprie condizioni operative e didattico-formative. Quindi ne parleremo, spero, con la dottoressa Mastorci e col dottor Hassen, perché riteniamo che sia un elemento fondamentale, cioè dobbiamo mettere in sinergia le risorse che stiamo impiegando. E dare quindi la massima visibilità ad Avatar all'interno del processo complessivo a livello regionale, proprio perché possa essere poi la colonna sostenitrice di informazioni, veicolante informazioni che possano essere poi utili al sistema per interagire. Quindi, oltre a quello che poi consente di fare alle singole istituzioni scolastiche. Ecco, quindi io qui chiuderei il mio intervento, ringrazio tutti i relatori, ringrazio il preside Giorni, anzi l'ho già ringraziato, e la preside Carboni che poi interverranno e passerei la parola, non so nell'ordine se al dottor Hassen o alla dottoressa Mastorci. Prego. Parla prima il dottor Pingitore come referente scientifico, poi seguo io. Ok, chiedo scusa, ringrazio anche il dottor Pingitore perché lo vedevo come Pingi, quindi mi restava un po'. Ecco, Prego. mi confermate che ha condiviso lo schermo? Sì, immagino di sì. Ok. Prego Alessandro. Ok, allora io prima di tutto ringrazio il dirigente Curto e Daniele Leporati per l'interesse che hanno mostrato verso questo progetto. Questo progetto è iniziato diversi anni fa e ha avuto una sua evoluzione nel tempo, perché era iniziato come progetto di ricerca, noi siamo dei ricercatori, però poi con lo stretto contatto con le scuole che ha caratterizzato sin dall'inizio questo progetto ha fatto virare verso un impegno, più pratico, insomma, di questo progetto. E quindi noi la parte più pratica di applicazione di quello che noi stavamo ricercando è stata condivisa sin dall'inizio, era in parallelo sin dall'inizio al progetto di ricerca. Noi abbiamo iniziato con le scuole secondarie di primo grado e con le scuole primarie, quarta e quinta elementare, e successivamente abbiamo anche iniziato a lavorare sui ragazzi che hanno delle patologie croniche come cardiopatie congenite e diabete e asma.
Questo è stato un progetto finanziato dalla Regione Toscana e quindi ultimamente da un anno circa ci siamo rivolti alle scuole secondarie di secondo grado. Cosa facciamo? Noi, come diceva il dirigente Curto, noi ci occupiamo del benessere dei ragazzi e lo scopo principale è quello di migliorarlo, ma come facciamo questo? Lo facciamo attraverso la somministrazione di alcuni test che sono a livello internazionale standardizzati, quindi noi non andiamo a ricercare niente da questo punto di vista, e tutto questo viene fatto su una piattaforma. Ecco, la cosa principale è, vai avanti con la diapositiva per favore, la cosa principale di questo progetto è appunto questa piattaforma su cui ruota tutto quanto il progetto. È una piattaforma che gira su web dove noi somministriamo dove i ragazzi si possono loggare, possono compilare i vari questionari e quindi la cosa estremamente importante è che ve lo vedremo dopo. Il risultato viene dato assolutamente in tempo reale. Quindi, quali sono le peculiarità di Avatar? È che è uno strumento di valutazione e quindi per questo motivo è uno strumento che è trasversale, cioè può essere applicato indipendentemente dal progetto che si fa. Cioè io faccio qualsiasi tipo di progetto, io vado a valutare se questo progetto che io faccio in tutti gli ambiti ha portato delle variazioni, dei miglioramenti o meno dal punto di vista del benessere del ragazzo. E quindi io posso applicarlo prima e dopo il progetto, la progettualità, e vedere appunto gli effetti. È un approccio multidimensionale integrato. Questo è un aspetto estremamente importante a cui noi teniamo tantissimo, perché vengono valutate, vengono scandagliate diverse aree del benessere, che hanno a che fare con il benessere dei ragazzi, e queste comprendono l'aspetto cognitivo, l'aspetto sociale, l'aspetto stile di vita e l'aspetto anche estremamente importante e spesso sottovalutato, è quello emotivo. Come dicevamo, è una piattaforma web e quindi gira tutto su web. È una cosa ecologica, ma è anche una cosa assolutamente rapida da fare e moderna, ed è soprattutto ci consente di restituire il dato in tempo reale. E questa è una cosa estremamente importante e credo che sia la parte più importante e più innovativa di questo progetto, di questa piattaforma, perché non l'elaborazione, l'analisi dei dati viene fatta lì nella piattaforma. Cioè noi non interveniamo, noi ricercatori non interveniamo assolutamente. Voi quando chiudete la sessione di acquisizione avrete immediatamente il dato. E questo chiaramente vi consentirà di vedere gli effetti di quello che state facendo proprio in tempo reale. È una cosa estremamente importante. La cosa utile anche è che questo risultato va dal singolo alunno sino alla classe, all'istituto, alla regione. Cioè noi possiamo arrangiare i dati in modo tale che ci sia il dato del singolo ragazzo, il dato della classe, il dato dell'istituto e anche il dato completo della regione. È un progetto che noi cercheremo di portare, stiamo portando in nazionale, anche lavoriamo molto con la regione Friuli Venezia Giulia, e chiaramente questo ci consentirà anche di fare una valutazione tra regioni e così via. Questo punto è estremamente importante perché, come diceva Daniele Leporatti, ci consente di dare una valutazione del livello di salute del singolo istituto e della regione, e questo ce lo può dare in tempo reale e soprattutto, come vediamo, un indice di salute, come vedremo, ce lo può dare quando noi desidereremo averlo. Ed è un indice di salute che noi possiamo ottenere andando a studiare, andando ad arruolare tutti gli alunni
delle scuole e non soggetti campioni. E questo è un altro dato estremamente importante. Questo perché? Perché ci consente di avere una mole di dati estremamente utile, molto grossa. È chiaro, questo ci può far paura, però adesso ci sono tutte le modalità di valutazione e di analisi di questi dati, quindi la mole dei dati non ci deve far paura assolutamente. Ci sono nuove tecniche, tipo ad esempio l'intelligenza artificiale, che noi potremo in un futuro applicare, questo è chiaramente compito nostro, ma questo per dirvi che è chiaro che noi non ci dobbiamo fermare là dove siamo arrivati, ma dobbiamo continuare, insomma, questo per affilare molto di più le armi di quello che noi abbiamo. E dicevo, l'altro punto è la valutazione effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno e più volte a discrezione della singola scuola. Sì, di solito noi consigliamo di effettuare questa valutazione due volte all'anno, all'inizio e alla fine, però per necessità della singola scuola, quella scuola può dire: beh, io lo voglio acquisire all'inizio dell'anno, oppure a metà anno, oppure solamente alla fine. Questo è proprio a discrezione della scuola. Ovviamente, se ci sarà un progetto condiviso, il progetto condiviso, se prevede una valutazione prima e dopo, è giusto che si faccia questa valutazione. E mi dai l'altra diapositiva, Francia, grazie. E quindi il modello Avatar che cos'è? Un modello prevede essenzialmente un approccio multidisciplinare alla salute. L'approccio multidisciplinare alla salute è chiaro, noi parliamo di salute, noi parliamo di benessere, noi parliamo soprattutto di soggetti sani, ok? Quindi questo approccio non è medicale, non andiamo a fare diagnosi. Noi non abbiamo bisogno del medico, non avremo bisogno anche dello psicologo, ma dobbiamo essere in grado di interpretare i dati, non è assolutamente difficile, per identificare quegli aspetti di debolezza o di forza del ragazzo, della classe o dell'istituto su cui lavorare, sia per modificarle nel primo caso o di forza di rafforzarle. È chiaro che un aspetto essenziale, importante, è il dialogo. Noi siamo ricercatori, il dialogo che si sta aprendo con voi è estremamente per noi importante, quindi con le istituzioni. È ovvio che il dialogo tra noi e la scuola è iniziato sin dall'inizio, è nell'anima di questo progetto, quindi il progetto non può fare a meno della scuola per evolvere, per andare avanti, ovviamente, e ha chiaramente delle istituzioni. La famiglia, ancora noi non abbiamo avuto grossi rapporti con le famiglie, però probabilmente questo si potrà fare quando tutte le altre componenti che ruotano intorno al ragazzo avranno preso coscienza di quello che l'avatar può dare. Ovviamente la piattaforma è la parte centrale e lo scopo fondamentale qual è? Quello di star bene, ma ai fini della prevenzione, della promozione della salute. E questo approccio, la prossima, Francia, chiudo con questo, è in linea con quanto con le direttive ministeriali. Questo è un documento di policy dove si parla di integrazione dell'approccio alla salute. Vedete, nella seconda parte si parla, dice: le principali evidenze di letteratura hanno dimostrato la maggiore efficacia dell'approccio scolastico globale o sistemico, ed è quello che noi andiamo a promuovere con Avatar. Ecco, questa è la nostra sfida. E Francia, adesso tu puoi andare avanti, e grazie per l'ascolto e l'interesse. Mi associo anch'io ai ringraziamenti al dirigente Curtolo, al dottor Leporat, alla dottoressa Maltinti, insomma all'USR, ma anche alle scuole che
sia quelle che già partecipano al progetto e quelle che in linea questa mattina, e sperando di collaborare insieme. Proseguo il discorso del dottor Pingitore nel fatto che Avatar inizialmente nato come un progetto, come tale si basava su un framework, quindi su un concetto di lavoro che vedeva integrate le varie figure, diciamo così, sociali, formali, istituzionali che ruotano attorno al benessere dei ragazzi, quindi mettendo un pochettino sullo stesso piano ricerca, famiglia, scuola e istituzioni, quindi proprio a creare un substrato sociale, pedagogico, formativo, educativo che si occupasse veramente in maniera attiva e proattiva del benessere dei ragazzi, con l'obiettivo di porre il ragazzo al centro del proprio percorso di crescita. Gli obiettivi di Avatar, che poi è diventato uno strumento, il dottor Leporati e il dirigente Curtolo questa mattina gli hanno dato un'ottima definizione, quindi uno strumento di valutazione di indagine, è quello innanzitutto di riunire i vari attori istituzionali, e oggi ne è un momento di esempio, ma andare a coordinare veramente gli interventi che la scuola già svolge in autonomia in maniera quasi più sinergica, non che non lo faccia, ma dare una veste più oggettiva anche al dato che la scuola acquisisce, tanti dati che la scuola acquisisce, andare a monitorare e a valutare tutte le progettualità con l'ottica di andare a lavorare però sulle necessità in base al risultato ottenuto, sulle necessità che vengono, che emergono in quella realtà, perché poi non è detto che una progettualità vada bene necessariamente per tutte le scuole, molto spesso bisogna considerare anche ad esempio il contesto sociale, il contesto geografico, culturale in cui quella scuola si pone, e quindi andare a mettere in atto poi, e questo è quello su cui stiamo lavorando da quest'anno, degli interventi efficaci per la prevenzione e la promozione della salute attraverso una definizione congiunta, ed è qui che nasce anche il gruppo di lavoro che stiamo definendo, dei percorsi formativi, perché è giusto che la scuola acquisisca il dato e poi ci sia un altrettanto supporto da parte non soltanto del CNR, ma di tutti i vari attori, di dire benissimo, con questo risultato potete fare poi questo percorso formativo. Avatar si compone di tre anime, si basa sulla ricerca, che dà quindi sul fatto che la ricerca è uscita dai suoi istituti, si è posta veramente a servizio in questo caso della scuola, ma è un servizio molto più ampio di comunità, e per dare un'oggettività, per quantificare in maniera oggettiva il dato che viene acquisito. Ad oggi abbiamo un database, anche ho sbagliato a mettere 6.000, sono più di 7.000 ragazzi che sono stati acquisiti negli ultimi 5 anni, e questo consente, diciamo così, a noi di poter svolgere studi epidemiologici, scrivere articoli scientifici, report e via dicendo, ma alla base questo significa che il dato che la scuola acquisisce è un dato oggettivo, replicabile, utilizzabile, e non è frutto semplicemente del fatto che in quel momento quel dato viene acquisito, ma c'è alla base tutto un lavoro statistico che è chiaro che quello lo facciamo noi, lo faremo noi, che serve per andare a a fornirvi uno strumento additivo a quella che è già la percezione e il lavoro del docente, quindi andare a coadiuvare la percezione del docente con un dato scientifico. A questo si aggiunge poi una componente didattica molto forte che si basa su una restituzione in tempo reale dei dati, come ha detto il dottor Pingitore, dalla piattaforma, e questo serve ed è funzionale ad orientare le azioni didattiche, ma allo stesso tempo, e questo lo faranno vedere i dirigenti dopo di me, a traslare quel dato dalla piattaforma e andare poi a costituire, a definire, a sviluppare tutta la documentazione che voi dovete definire, quindi individuare le priorità del RAV, predisporre un piano di miglioramento più efficace, andare a scrivere un TOF più in linea veramente con i bisogni, perché noi abbiamo visto quanto spesso le scuole che già sono all'interno di questo della nostra piattaforma, molto spesso svolgevano delle progettualità e poi dopo il dato che acquisivano da Avatar si rendevano conto che quella progettualità era, diciamo così, un surplus, ma che c'era bisogno di un lavoro su altre dimensioni. A questa poi si associa una formazione che non è soltanto una formazione, quindi un accompagnamento della scuola da parte nostra, dell'Istituto di Fisiologia Clinica, nello svolgimento di questa progettualità, quindi c'è una formazione
chiaramente tecnica, scientifica, sulla lettura del dato, ma sono previsti durante l'anno diversi momenti di formazione, tutti accreditati all'interno della piattaforma ministeriale Sofia per i crediti formativi. Quindi ecco, abbiamo cercato, non con poche difficoltà, ma ci siamo riusciti negli anni, di creare uno strumento trasversale, multidisciplinare, soprattutto flessibile in funzione delle necessità non solo della scuola, ma anche delle istituzioni collaterali. Essendo un progetto scientifico, uno strumento scientifico, si deve basare, sottolineo il deve basare, su una metodologia scientifica rigorosa che è articolata in funzione del grado e del livello di scuola. Quindi nella primaria e nella secondaria di primo grado, diciamo così, abbiamo una base comune che consiste nell'acquisizione del dato attraverso dei questionari che sono validati nella letteratura scientifica. Il dato è normato secondo le leggi della privacy del GDPR, perché noi, essendo un ente di ricerca, dobbiamo attenerci scrupolosamente a quello che il GDPR dice. Abbiamo un'acquisizione e restituzione immediata del dato, e questo vale per tutte le scuole. Il dato è esportabile all'interno della documentazione scolastica ed è finalizzato, diciamo così, ad una restituzione del risultato in maniera gerarchica, partendo dall'istituto, plesso, classe, fino ad arrivare a dare informazioni molto minuziose e dettagliate di come è la percezione di salute e benessere del singolo studente, fino ad arrivare ad un ulteriore livello di analisi, ovvero fornire un profilo di salute e benessere della scuola, cosa che diciamo così può essere sicuramente utile, utilizzabile a fini più istituzionali e non prettamente della singola scuola in sé. Il metodo si basa quindi su questa acquisizione del dato e si basa su quattro dimensioni che sono correlate alla salute e al benessere: stile di vita, il contesto sociale, la percezione del rendimento scolastico e lo stato emotivo. All'interno di ciascuna di queste macro aree, così come noi le definiamo, afferiscono tutta una serie di variabili che verranno acquisite tramite la compilazione di questionari. I questionari non sono tanti, sono una sessantina di domande, ma molto veloci. Su scala Likert, che cosa vuol dire? Che vanno da 0 a 4, e questo bypassa il fatto che lo studente può dire una cosa che non è, perché essendo un questionario validato, diciamo così, le domande sono fatte proprio per scongiurare questo pericolo. Dopodiché, all'interno della piattaforma vi è stato posto 5 anni fa, quando abbiamo raggiunto la popolazione di riferimento, un algoritmo che diciamo così macina i dati, combina i dati tra loro e ne emerge da lì un profilo singolo di classe, di istituto e via dicendo, finalizzati quindi all'attuazione di interventi. Questo per la primaria e secondaria di primo grado. Poi chiaramente arriverò poi a dire come fare e molto brevemente, quindi se ci saranno poi domande, richieste di informazione, vi daremo nell'ultima diapositiva tutte le informazioni necessarie. Con la secondaria di secondo grado, che ci stiamo lavorando dalla fine dell'anno scorso, chiaramente non ci bastano le variabili che abbiamo acquisito con la primaria e la secondaria di primo grado, ma abbiamo inserito un'ulteriore finestra, che è quella dei fattori di rischio, quindi sessualità, utilizzo di sostanze, addiction di diversa natura che si associano da sostanze, gioco d'azzardo, disturbi alimentari, perché la realtà chiaramente biologica è molto diversa, quindi la realtà comportamentale è differente, ci dobbiamo attenere a quello che quella fascia di adolescenza richiede per poter intervenire in maniera adeguata. Sono tutti questionari non clinici, che non servono assolutamente per fare un profilo clinico, ma servono per andare a lavorare su quello che è il sottosoglia, che nell'età dell'adolescenza può diventare, è anzi una sfumatura, ma che può diventare un fattore di rischio conclamato, addirittura una patologia nell'età adulta. Ecco, io vi ho detto prima, ve l'ha detto anche il dottor Pingitore, che c'è una restituzione immediata del dato. Non sarete soli in questo, perché ci sarà sempre una formazione scientifica di supporto all'utilizzo e all'analisi del dato. Il dato che voi vi troverete nella piattaforma, e questo vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado, è un dato che vi pone il vostro istituto, la vostra classe, il vostro plesso in riferimento rispetto a quella variabile, ammettiamo che sia ad esempio la percezione di benessere fisico, e che è una variabile molto importante, non l'ho detta a caso, in riferimento alla media europea, quindi già per capire se siete in linea o meno con quella che è la media europea, il cutoff di riferimento. Dopodiché abbiamo tradotto il dato in maniera ancora
più leggibile, in maniera ancora più utilizzabile dalla scuola. Vi viene restituito per ogni singola variabile in istogrammi, in 6 istogrammi. In arancione voi andrete a vedere tutti i ragazzi che hanno quella variabile da modificare, che non è una variabile ovviamente clinica, ma che necessita di intervento. È ovvio che non potete andare a lavorare sul singolo ragazzo, ma potete creare delle progettualità a livello di classe proprio per andare a modificare quei comportamenti che cadono all'interno dell'istogramma arancione. C'è poi una fascia molto più ampia, un range molto più ampio del migliorare, ovvero che necessita di cambiamento, e mano a mano che l'istogramma si avvicina verso l'istogramma verde del mantenere, vuol dire che è una variabile che va già bene così. Chiaramente il dato è stato analizzato secondo i cutoff di riferimento a livello europeo. Dopodiché abbiamo l'istogramma verde mantenere, quindi vuol dire che quella variabile, quel comportamento per quel ragazzo è giusto che sia così, va bene così, non bisogna intervenire. Questo dato voi lo avrete in maniera gerarchica, proprio come una matriosca, a partire dal vostro istituto, e potrete visualizzarlo sia per il plesso sia per la classe di riferimento. Per la classe di riferimento abbiamo un ulteriore livello di dettaglio, ovvero si apre una tabella dove ci sarà nome e cognome del ragazzo che soltanto il docente di riferimento vedrà. A noi arriva un codice identificativo, quindi noi rispettiamo l'anonimizzazione del dato, e soltanto il docente di riferimento vede il nome e cognome e non vede le singole risposte, ma vede un dato aggregato all'interno di ciascuna variabile. E il docente di riferimento vedrà che per Francesca Mastorci la percezione della salute fisica, come sarà, quindi se sarà da migliorare, da modificare o da mantenere. Questo vale per tutti i ragazzi della vostra classe e per tutte le variabili che sono state acquisite e analizzate. C'è un ulteriore step che è l'indice di benessere della scuola, dell'istituto e del singolo ragazzo, che è un indice un pochino più complesso. Io ve l'ho messo per farvi vedere che abbiamo anche quello che va da 0 a 100 e che vi dà un sentore, un ulteriore dato, ovvero come il ragazzo percepisce se stesso nelle varie variabili che voi andate ad analizzare. E questo può essere un dato molto importante soprattutto nel rapporto con le famiglie, nel famoso patto di corresponsabilità, quindi andare a suffragare un dato che voi acquisite tramite il voto che il ragazzo prende, tramite l'apprendimento e tramite ovviamente la vostra percezione, andarlo a suffragare anche di un dato ulteriormente scientifico. Per la secondaria di secondo grado, diciamo così, acquisiamo ulteriori informazioni. I ragazzi sono più grandi, devono essere sensibilizzati a dare informazioni anche a livello sociodemografico, a livello di comportamenti a rischio, ma tutti questi dati voi non li visualizzate più all'interno della singola classe per rispettare, diciamo così, la privacy del ragazzo, ma potranno essere visualizzati soltanto dal il dirigente di ricerca a livello di istituto in forma di istogramma sì o no. Quindi proprio per capire all'interno della scuola come si pone, diciamo così, nell'ambito di questi fattori ipotetici a rischio, perché poi si spera che non ce ne sia necessità per poter intervenire, ma a livello di istituto. Quindi concludo dicendo come partecipare a questo progetto, a questa analisi, a questo strumento, quindi come utilizzare questo strumento. Ci sono diversi step, il nostro sito è www.euroavatar.eu. Il primo passaggio, innanzitutto vi invito ad andare a fare un giretto all'interno del sito, potete trovare informazioni utili, perché stiamo anche traducendo il dato scientifico che noi acquisiamo e pubblichiamo sulle riviste internazionali, lo stiamo traslando per poterlo rendere utilizzabile in maniera divulgativa dalla scuola. Trovate tutte queste informazioni all'interno della sezione materiali, approfondimenti e letteratura. Per poter avere informazioni, il primo passaggio è andare all'interno della voce aderisci al progetto, dove troverete da domani la documentazione privacy, proprio per capire quali sono i passaggi formali. È un progetto, diciamo così, che è facile da accreditarsi, però ci sono dei punti, degli aspetti assolutamente da rispettare temporalmente. Il secondo passaggio è quello di accreditarsi alla piattaforma, quindi all'interno della sezione accedi alle piattaforme sulla home page. Dal momento che accedete e accreditate la vostra scuola all'interno della piattaforma, vi arriverà la mail di avvenuto accreditamento. Da quel momento in poi potete iniziare a strutturare, attraverso il nostro supporto online, strutturare le vostre classi per poter acquisire il dato e immediatamente avere il risultato. Ecco quindi che
Io concludo, lascio la parola, se non sbaglio, al dirigente Giorni e poi alla dirigente Carbone. Vi ringrazio e per qualsiasi informazione potete scrivere alla nostra mail. Grazie. Sì, grazie mille, dottoressa Mastorci. Adesso mi inserisco io per far vedere ai colleghi che sono connessi in questo momento, dirigenti e docenti, che cosa la scuola materialmente vede quando utilizza lo strumento. Finora abbiamo ascoltato una presentazione di ampia visione fatta dal direttore Curtolo per l'USR, quindi l'importanza dello strumento come questo per un lavoro di autoanalisi delle scuole. Abbiamo visto la parte scientifica, secondo me in questo momento è opportuno fare un passaggio su dati concreti, farò vedere delle slide poche, con i risultati della scuola Galilei che dirigo da 3 anni, abbiamo attuato, messo in pratica l'uso dello strumento a dicembre 2022 e dopo di me la collega Carbone, che ha una più lunga esperienza nell'uso dei dati di Avatar, farà capire che uso se ne può fare all'interno dell'istituto. Prima di aprire le mie slide, o mentre lo faccio perché poi posso anche fare le cose in contemporanea, mi sento di condividere con tutti voi questo tipo di punto di vista. Lo strumento Avatar è tarato dal punto di vista dello studente. Io mi sono letto tutti i questionari che il MetCNR ha mandato al mio istituto quando abbiamo aderito, prima di proporlo agli organi collegiali. Siamo passati al collegio docenti, siamo passati a questo istituto, e c'è stato il via libera degli organi collegiali, perché ovviamente va fatto così, oltre a fare tutte le deliberatorie, eccetera. Però i questionari restituiscono la percezione del benessere scolastico, che è non solo dovuta a quello che si fa a scuola, ma anche a quello che accade fuori scuola, che i ragazzi portano con sé, perché ovviamente non c'è una separazione netta tra dentro e fuori, e rispetto ad altri strumenti offre appunto il punto di vista dello studente e della studentessa. È importante avere presente questa prospettiva, perché la scuola riceve tanti questionari che sono spesso impostati dal punto di vista del ricercatore, del medico, dell'esperto, dello psicologo, eccetera, eccetera, sempre per leggere quello che accade ai ragazzi. Ma qui è il ragazzo che risponde e ti dice come sta lui nei vari aspetti, che tra poco vediamo insieme. Credo che questo punto cardine sia fondamentale, perché altrimenti non si comprende bene il valore aggiunto dello strumento Avatar rispetto ad altri che sono altrettanto significativi. E in più, come è stato detto anche dai ricercatori del CNR prima di me, il dato può essere raccolto più volte, lo sceglie la scuola, e può essere comparato in modo diacronico anche nell'anno scolastico all'interno anche dello stesso gruppo di classi, per esempio. La collega Carbone saprà dire meglio, avendo fatto un uso più estensivo, in che modo si può utilizzare. Vedete le mie slide, mi scrivete in chat se ho attivato bene la condivisione schermo o mi fate un cenno con il dito, si vede? Si vedono le slide? Sì, sì. Allora, come dicevo, abbiamo iniziato a utilizzare Avatar a dicembre 2022 e ovviamente siamo passati agli organi collegiali e abbiamo deciso di fare un primo passaggio massivo in tutte le classi, le 44 classi della scuola, affidando ai coordinatori dei consigli di classe, nella pausa didattica prima delle vacanze di Natale, la partecipazione delle classi, che erano state ovviamente informate, allo strumento Avatar. Abbiamo quindi creato tutti i profili, perché una volta che la scuola ha aderito alla piattaforma, riceve delle informazioni, manda dei dati ad Avatar, poi si caricano i dati sulla piattaforma e in modo anonimizzato gli studenti accedono e compilano i questionari di cui ha parlato la dottoressa Mastorci poco fa. Abbiamo appunto somministrato i questionari nella settimana prima di Natale 2022 e cosa è successo? Intanto lo dico subito, i questionari Avatar, come vedete in questa ruota un po' colorata, devo fare un po' variegata per non annoiare tutti quanti, trattano varie aree, le domande sono aggregate per risorse finanziarie, autonomia, rapporto con i pari, benessere fisico, psicologico, bullismo a scuola, eccetera, eccetera. E, non è obbligatorio rispondere a tutte le domande,
Quindi è previsto dallo strumento che lo studente possa non rispondere a uno o più item. La non risposta è già un dato comunque. Questo vorrei che fosse chiaro, perché naturalmente quello che vedete fra poco è una risposta parziale, cioè una scuola che ha quasi 1000 studenti, apparentemente un dato piccolo, ma avendo fatto una partenza recente, ovviamente dobbiamo sensibilizzare, e quindi stiamo ragionando col gruppo di insegnanti che lavora con me all'analisi dei dati, che tra poco vi illustro, come andare a far sì che tutti gli studenti partecipino attivamente a questionare, che il dato restituito sia ancora più significativo. In ogni caso, quello che è emerso dalla conversazione di Avatar, vediamo qui, si vede, abbiamo un istogramma, qui si parla del dato a livello di scuola, perché io come dirigente, come diceva prima la dottoressa Mastrocci, potrei vedere anche il dato della singola classe, ma avendo preparato questo incontro con scuole che non hanno lo strumento in uso, riporto i dati aggregati per istituto. In ogni caso, il dato è utile perché io vedo a livello di istituto che nella mia scuola chi ha risposto ritiene che lo stile di vita vada modificato, una piccola parte risponde che va migliorato, una minima parte risponde che va mantenuto. Quello che ha detto la dottoressa Mastrocci poco fa, se ve lo siete in qualche modo appuntato, è già chiaro, quindi un istogramma come questo mi dice che quello che i ragazzi fanno fuori scuola, per quelli che hanno risposto il mio istituto, in qualche modo necessita di un confronto, di un miglioramento, può essere a scuola maggiore o no, questo lo vedremo poi a livello di istituto. Sicuramente un istogramma con risposte arancioni ci dice che c'è da fare un lavoro su quell'area. Stesso tipo di ragionamento sugli altri istogrammi aggregati per l'istituto. Nell'aspetto della salute fisica il dato è sicuramente migliore, perché c'è una parte di studenti che risponde che va bene, perché c'è la colonna verde mantenere più elevata e la parte migliorare che tende anche a essere più significativa. Poi abbiamo i dati sullo sport. Lo sport, per esempio, per chi ha risposto va benissimo. E su questo io ho aperto anche un confronto con la dottoressa Mastrocci qualche giorno fa, e ci siamo detti, ma effettivamente nel post pandemia è probabile che lo sport e alcuni dati che vedremo fra poco siano buoni, perché sono individuali, mentre i dati relazionali nel post pandemia probabilmente sono, ne risentono, diciamo così. Lo sapevamo? Probabilmente sì. Lo avevamo subodorato? Sicuramente sì, ma avere il dato scientifico, quindi avere un questionario con dati aggregati, mi dà una conferma e mi permette di ragionare in termini diversi. Mentre scorro le slide, vado a farvi vedere il rapporto tra io, studente, e la dieta. Vedete, la cosa individuale va benissimo. Oppure il tempo libero, o lo status economico familiare, lo stato emotivo, che è una cosa molto impalpabile ma tanto importante per come si sta. Tutti questi dati sono utilissimi, a mio avviso, per l'implementazione dei progetti PNRR, contrasto di espressione di vari. Tutti noi abbiamo, presumo, presentato i progetti PNRR che arrivano il 28 di febbraio e abbiamo avuto in questi giorni le autorizzazioni. Abbiamo fatto tutti un ragionamento di un certo tipo per andare a fare attività, per andare a contrastare l'espressione di vari territoriali. Il dato di Avatar scientificamente fornisce o una conferma o una possibilità di revisione di quei progetti che diventano esecutivi, per poter dire: avevo ipotizzato 5 tipi di attività, presumibilmente le posso confermare, oppure 4 le confermo e una le modifico, oppure ne aggiusto 2 e 3 le cambio del tutto. O se non vogliamo ragionare di PNRR, che è imminente e forse può sembrare un po' lontano, secondo me non lo è per niente, come dirà tra poco la dottoressa Carbone, si può ragionare anche a livello di impiego di risorse di istituto. Ad esempio, noi tutti facciamo un post triennale che poi trova sostanza in progetti annuali, che possono essere progetti interni di scuola, di istituto, come progetti esterni, progetti a cui deriviamo da enti diversi, la ASL, l'USR, l'università, oppure lo psicologo d'istituto. Il dato di Avatar ci può permettere di fare un ragionamento sugli investimenti che noi abbiamo messo a livello didattico, quindi come linea di azione educativa e formativa nel POF, e poi anche a livello di bilancio, parlo direttamente ai colleghi dirigenti, perché se io ho previsto di fare attività investendo i fondi del contributo volontario dei genitori in un certo modo, e Avatar mi dà come piattaforma
degli indicatori diversi, posso riragionare su quel tipo di scelte, andare di nuovo in collegio e in questo istituto e motivare che so che non si fa più un percorso di latino, ipotesi, sia mai latino importantissimo, e si va a investire di più sullo psicologo dell'istituto o altro ancora. Scorro velocemente le mie slide per farvi vedere il dato, ripeto, aggregato a livello di istituto. Questi stessi istogrammi, ripeto, si vedono anche per singola classe, quindi il dirigente può lavorare, come penso, io faccio così nella mia scuola, ognuno consiglierà che dirà come fare con i coordinatori, e andare a vedere nelle singole classi, dove le risposte ci sono, come sta quella singola classe, e magari fare un lavoro di attivazione di risorse, di progettualità, di supporto al benessere scolastico a tutto tondo nella specifica classe, perché magari abbiamo plessi distinti o magari non ci sono plessi distinti, ma ci sono più difficoltà in un tipo di indirizzo piuttosto che un altro, o nel biennio piuttosto che nel triennio, ora vado per il secondo ciclo e via discorrendo. Corro velocemente perché lascio spazio alla dottoressa Carbone, poi abbiamo domanda e risposta a ruota, dicendo appunto che prime conclusioni, noi stiamo leggendo questi primi dati nella scuola Galileo che dirigo, e le prime riflessioni sono che anche se il campione è piccolo, i dati sono già significativi. Come ho detto poco fa, mi sono soffermato su alcune slide, la voce modificare rispetto a migliorare o la voce mantenere già a colpo d'occhio fa capire come andare ad orientarci. Sport e dieta, sorpreso dopo la pandemia, sono aree che indicano un buono stato dal punto di vista degli studenti, come si diceva con il CNR qualche giorno fa, probabilmente perché sono attività individuali dove io posso essere attento o attenta a prescindere da quello che accade intorno a me, allora ci siano patologie, ma è un'altra questione. E le voci invece delle aree relazionali, quindi rapporto con la scuola, rapporto con i compagni, rapporto con la famiglia, rapporto con il mondo esterno, ovviamente sono più in criticità. Lascio la parola alla collega Carbone, che ha una più consolidata esperienza sull'uso attivo del dato avatar nella scuola, e poi la domanda e risposta. Prego. Grazie Alessandro, avevo qualche problema di audio e quindi ho fatto un po' fatica a sentire il tuo intervento, ma credo di aver colto tutte le cose principali. E niente, dato il tempo, direi una testimonianza importante, non so se riesco a farvi vedere qualche slide, ma quello che mi interessava è sottolineare l'esperienza che noi abbiamo fatto in una serie di istituti comprensivi. A partire, diciamo così, dalla sperimentazione con Avatar, l'esperienza proprio concreta che siamo riusciti a fare, perché comunque i dati raccolti sia nella mia precedente scuola e adesso con quella nuova, praticamente ci hanno permesso di estendere la sperimentazione su diversi anni scolastici. E mi premeva, ecco, farvi vedere o perlomeno raccontarvi in qualche modo quella che è stata l'esperienza importante. Sicuramente, come è stato sottolineato, e ringrazio tantissimo dottor Curtolo e della grande opportunità che ci ha dato, ma come è stato sottolineato fortemente da tutti, la cosa più importante è avere dei dati in tempo reale. Questo avviene pochissimo nella scuola, perché noi abbiamo sempre ricerche che in qualche modo ci raccontano un po' quelle che sono le situazioni dopo qualche anno, no? Che ovviamente sono dati utili ma non utilizzabili per tutta l'esperienza di miglioramento che poi e di costruzione di progettualità e di miglioramento che poi è quello che dobbiamo fare nella scuola. Quindi la nostra esperienza è stata questa. Come è stato già detto, abbiamo utilizzato i dati fortemente per una lettura di classe, per una lettura di classe per poter analizzare in qualche modo le situazioni sia rispetto alle progettualità che portavamo avanti, sia come singolo alunno, perché il dato che viene restituito ci permette in qualche modo di confrontare appunto le osservazioni che gli insegnanti fanno e dalle quali si deve sempre partire, osservazioni sistematiche ed anche rubricate in qualche modo rispetto a questi dati, confrontarle appunto con il percepito dei ragazzi. È questo che aiuta molto anche l'analisi della situazione
e dà una qualità diversa, perché il docente si trova di fronte non solo a tutto quello che osserva e valuta, ma si trova di fronte anche alle sensazioni, alle percezioni dell'alunno. È questo mecciare insieme le due possibilità che rende, che dà sostanza molto più forte alle analisi che vengono fatte. Quindi assolutamente come singolo alunno e come classe. L'interessante dell'esperienza che abbiamo fatto è anche aver messo a confronto via via le varie somministrazioni nelle classi in particolare, per vedere come le progettualità che mettevamo in atto si muovevano, cioè davano una qualità o una regressione anche rispetto a quello che stavamo portando avanti. Ma interessantissimo è stato soprattutto la spinta che questa sperimentazione ci ha dato per fare riflessioni su alcune parti, diciamo così, a livello di classi, con paragone tra le classi e su tutto l'istituto, su alcune parti, su alcune richieste che ci vengono fatte dal nostro rapporto di autovalutazione, che in qualche maniera lo hanno fortemente sostanziato. In che senso? Mi riferisco, per esempio, alla famosa area degli esiti, e i colleghi ovviamente sanno benissimo di che parlo, rispetto alle competenze chiave europee. Voi sapete, noi abbiamo dei dati importanti rispetto ai risultati degli alunni, abbiamo dei dati importanti rispetto alle prove standardizzate in Valsi. Sulla competenze europee ci abbiamo delle osservazioni, no? Ecco, avere la possibilità sulla spinta di Avatar, con la lettura integrata di questi dati che ci venivano dati, ci ha spinto a creare delle vere e proprie rubriche di valutazione rispetto a competenze come per esempio la competenza personale, sociale, di imparare ad imparare, o altre competenze che hanno sotto la problematizzazione la possibilità decisionale, creare delle rubriche osservative che tenessero dentro l'ottica osservativa dei docenti, così come l'ottica del percepito dei nostri alunni. E questo ci ha spinto a sostanziare maggiormente un'area dove di solito siamo un po' più carenti, no? In qualche modo, perlomeno lo eravamo sicuramente qualche anno fa quando abbiamo cominciato. E oltretutto, appunto, qui avevamo dei dati importanti, appunto, dai ragazzi sulla consapevolezza di sé, sulla percezione di se stessi, sull'empatia e anche praticamente sull'autovalutazione, no? Cose che osserviamo, ma che grazie ad Avatar ci arrivava anche il percepito degli alunni. Quindi mettendo insieme queste due cose, le nostre osservazioni, le nostre valutazioni sono state più importanti. Altra cosa importantissima è stata dare sostanza, per esempio, ancora all'area del RAV che riguarda l'ambiente d'apprendimento, no? La dimensione relazionale dell'ambiente d'apprendimento. I dati che ci vengono richiesti che cosa sono? Quante bocciature? Che tipo di lavoro abbiamo fatto sulle regole? Grazie ad Avatar, ovviamente, ci sono arrivati dei dati dei ragazzi che riguardavano proprio la relazionalità tra pari, il contesto sociale, quindi il percepito dei ragazzi rispetto a come, che tipo di contesto appunto relazionale avevamo a livello di scuola, ed anche per esempio il discorso, dati importantissimi sull'accettazione sociale, quindi sulla parte del bullismo sulla quale facciamo grandi progetti, ci sono ottime iniziative, ma la percezione dei ragazzi che ci torna ci dà veramente forza anche nella lettura di questo. E diciamo così, in specifico poi tutto questo ricade proprio sulla parte quando dobbiamo andare a scegliere i famosi obiettivi di processo rispetto alle nostre priorità, che sono sempre le priorità degli esiti, ma anche importanti appunto sulle competenze europee, ci dà modo, diciamo così, di avere dei dati di lettura su come ci stiamo muovendo anche rispetto al piano di miglioramento. Questo praticamente abbiamo cercato di metterlo in atto nelle scuole che hanno inizialmente sperimentato Avatar. Io parlo a nome mio, ma parlo proprio a nome anche delle scuole che a livello pioneristico, io direi, hanno cominciato questa avventura con il CNR, che non smetteremo mai di ringraziarli per questo, perché c'è stata una vicinanza forte quando Alessandro e Francesca sottolineavano appunto
la presenza e l'attenzione che c'è stata verso le scuole, posso effettivamente testimoniare che c'è stato veramente una, come dire, un'integrazione fortissima, un supporto forte da parte loro e da parte nostra, un modo di far entrare loro nel mondo della scuola che sta dando i risultati che vedrete, che avrete modo di toccare se farete parte integrante di questo viaggio, di questa bellissima esperienza, ma che contribuirete veramente a continuare a sostenere, perché credo che sia un'esperienza unica e quindi nel salutarvi, nel ringraziarvi della vostra attenzione, non posso che assolutamente dire tutta la mia soddisfazione, essendo stata una delle prime che ha creduto così tanto in questo progetto, per il fatto che la nostra direzione regionale abbia colto in maniera così prospettica, proprio visionaria, tutte le possibilità che questa sperimentazione dà e tutto l'aiuto che effettivamente la ricerca, oltretutto il CNR nostro, della nostra regione toscana, perché il nostro CNR è a Pisa, ci potrà dare. Quindi spero che siate in tanti a cogliere questa opportunità, perché credo che il benessere dei nostri ragazzi è una delle cose che ci sta a cuore maggiormente come scuola, perché ricade assolutamente in quella che è la nostra funzione, cioè il supporto al successo formativo di ciascuno dei nostri allievi. Vi ringrazio tanto e mi fa tanto piacere vedervi, perché tantissimi comunque ci conosciamo, ci siamo visti in qualche occasione, e quindi grazie ancora a tutti quanti e niente, ci sono per qualsiasi bisogno, perché ovviamente ci sono rubriche già pronte, esperienze già fatte sulle quali che metto a disposizione per tutti quanti voi. Grazie ancora. Ok, grazie Anna Maria. Chiederei a Daniele Leporatti come preferisce gestire la parte di domande e risposta che è prevista ora, che siamo un pochino in ritardo. Sì, c'è una domanda che appunto Francesca potrebbe rispondere. Sì. Intanto dico che Anna sembra che l'abbiamo pagata, in realtà non è così, so che le pensa realmente, quindi mi fa piacere. Allora, sì, è stato chiesto se la partecipazione volontaria degli studenti deve passare comunque dal consenso alle famiglie. Allora, come ho detto prima, il dato di Avatar è un dato normato a livello di privacy, a livello di GDPR. I passaggi sono formalmente due. Il dato che la scuola acquisisce è di proprietà della scuola, quindi voi siete i titolari del dato, assolutamente. Quindi il primo documento è quello di andare a sancire questa titolarità da parte della scuola del dato e di utilizzo gratuito della piattaforma. Dopodiché, per far sì che noi lo elaboriamo questo dato, la scuola deve ricompilare, sono tutti documenti prestampati, basta soltanto firmare, dove ci dice che noi come IFC, come CNR, possiamo analizzare il vostro dato per la restituzione immediata del risultato. E quindi questa è una parte. Poi c'è la parte, e questa segue, diciamo così, il ruolo e l'utilizzo istituzionale del dato di Avatar, per cui quando voi usate Avatar per i vostri fini non è richiesto, diciamo così, il consenso alle famiglie, ma un'informativa che voi troverete scaricabile dal nostro sito, dove informate i genitori di questa attività al pari di tutte le altre attività che fate. Andrete a chiedere il consenso alle famiglie soltanto per l'utilizzo anonimo del dato a fine di ricerca. Questo che cosa significa? Significa che voi come scuola la restituzione del dato in tempo reale ce l'avete comunque, perché segue i vostri fini istituzionali. Ma noi come CNR dobbiamo anche fare ricerca su quel dato, lo stesso rapporto con l'USR, se vuole vedere i dati della regione, questo prevede una rimodulazione del dato a fini, ripeto, sottolineo, anonimi, per poter restituirlo in altre modalità. Quindi il consenso alle famiglie è soltanto per dire: vuoi tu famiglia far sì che questo dato anonimizzato completamente possa essere utilizzato a fini di ricerca? Ecco, quindi il consenso è soltanto per i fini di ricerca nell'utilizzo del dato.
chiaro, direi. Ci sono altre domande? E saremo nella anche chat nei tempi. Non ne vedo, nella chat non ne vedo. Ora io posso però scrivere anche qua, posso scrivere il nostro sito, che magari non è sì. stato... Io nel frattempo ho abilitato anche i microfoni ai partecipanti per chi volesse abilitarlo, per domande. Buongiorno. Sì. Posso? Sì, certo. A parte qui il centro nerdo, allora, provo. Dunque, sono professor Sembi dell'Istituto Bontanetti Caprini Orlando di Livorno, in rappresentanza della Prese, che vi porto il saluto e l'impossibilità a partecipare anche lei. La mia domanda è questo, per quel che riguarda, perché poi dovrò riferire, quindi devo sapere cosa riferire esattamente, ma come impegno della scuola dovrà insomma prepararsi con un team per seguire Avatar porta tutte le scuole, deve organizzarsi in qualche maniera, ma lo chiedo anche ai dirigenti che hanno già fatto qualcosa, come la dottoressa, mi pare, Mastorti, no? Mi pare che lei abbia parlava di esperienze che metterebbe a disposizione. Io ha alzato la mano il dirigente Giorni, che avendolo fatto recentemente, essendosi accreditato, forse è la persona più giusta. Sì, in parte Francesca, penso di poter dare una risposta che vada un po' per tutte le scuole, poi sulla parte più scientifica, qualcosa. Allora, ringrazio il collega Asen della domanda, perché ovviamente tutto quello che si fa comporta in qualche modo un'aggiunta di cose da fare. Questo è importante averlo presente. Io vi porto la mia scelta, che però è una scelta di una scuola, può funzionare altrove o anche no. La prima cosa che ho fatto è stata portare lo strumento Avatar, quindi far vedere i documenti che sono anche sul sito che la dottoressa Mastorci spiega poco fa, la commissione POF. Abbiamo una commissione POF consolidata, formata da coordinatori di dipartimenti, staff, funzioni strumentali, qualche altra figura. E interessare anche i docenti del nucleo interno di valutazione, che tutte le scuole ormai hanno con varie denominazioni, ma il concetto è quello, perché, come ha detto la collega Carbone nel suo intervento, ovviamente i dati di Avatar servono anche per l'autovalutazione di istituto, perché se ne abbiamo un dato che leggiamo oggi su tutta la scuola e lo leggiamo poi a fine anno e negli anni, anche il rapporto di autovalutazione può essere in qualche modo riletto e rivisitato. Quindi il primo passaggio è stato condividere con chi aveva un ruolo di gestione annuale, ma poi a volte anche più pluriennale, nella scuola, i dati su come la scuola va realmente e acquisire un parere. E lì ho trovato ovviamente un certo interesse, anche degli spunti critici, abbiamo fatto domande al CNR, poi siamo andati in collegio a docenti, siamo passati al Consiglio d'Istituto. Questi due gruppi di lavoro hanno oggettivamente poi fatto il lavoro grosso insieme a me. La scelta, ripeto, dell'Istituto Galilei che dirigo è stata poi di chiedere ai coordinatori o a un insegnante del corso di classe, il coordinatore non poteva, di somministrare il questionario la prima volta per quest'anno, poi per la settimana andiamo a regime in un certo periodo. Il resto poi è gestione e decisione del singolo istituto. Sicuramente però va previsto un gruppo di persone che col dirigente lavora sul dato, perché cosa serve alla scuola? Intanto conoscere che cosa si va a proporre alle famiglie, agli studenti, perché naturalmente c'è una sensibilità su alcune tematiche che vanno coinvolti, sia più piccoli che più grandi. Quindi non si fa niente senza coinvolgimento. E poi bisogna anche avere presente che il dato, oltre a raccoglierlo, va anche letto. Quindi col CNR abbiamo fatto primo incontro tecnico per capire come usare la piattaforma, che non è complesso, però un po' c'è voluto, perché non tutti sono informatici, ok? Ci sta. Poi abbiamo fatto un secondo incontro dopo la somministrazione per vedere i primi dati aggregati, ora li stiamo leggendo, presumo che faremo un terzo incontro e poi a quel punto dovremmo essere abbastanza autonomi e vaccinati per poter dire il dato, lo sappiamo leggere, facciamo la nostra riflessione, anche appoggiandoci eventualmente a scuole, come ho esperienza in quella della collega Carbone che l'ha fatto per più tempo, serve comunque un approccio, una mentalità di
metacognizione dell'istituto su se stesso, perché il dato che arriva dagli studenti a volte può essere anche spiazzante in positivo, quindi da un feedback che spesso non ci attendiamo, perché noi spesso parliamo dei nostri studenti, a volte parliamo con loro, non sempre ascoltiamo la loro voce direttamente, questo è un fatto importante direi, quindi c'è un lavoro da fare, è un cambio di passo nella cultura del lavoro che si fa a scuola e del rapporto fra scuola come comunità adulta e studenti che ne fanno parte e sono al centro del nostro lavoro. Poi, ripeto, ogni scuola può decidere come meglio muoversi, però un minimo di persone, e lo butto là, anche un minimo di impegno economico nella contrattazione di istituto forse non guasta, perché che sia la coesione strumentale ex novo, che sia un altro, o che sia qualcuno che già fa un lavoro e che viene compensato un pochino in più, perché il lavoro da fare c'è, e ovviamente nessuno lavora mai gratis, nemmeno noi, quindi figuriamoci il resto del mondo. So se per la parte organizzativa la collega Carbone, che ha più esperienza, voleva aggiungere qualcosa. No, concordo assolutamente con quello che dicevi, serve un gruppo di lavoro da creare subito, insomma, per cominciare a lavorare sui dati e poi per la riflessione dei dati. Serve appunto, così come l'hai costituito. Inizialmente, se posso dare un consiglio, è cominciare magari con alcune classi, bene, per arrivare a una lettura che dia sostanza a RAV, appunto, e agli altri documenti. Serve che poi partecipi l'intera scuola. Io ho cominciato così, da alcune classi, abbiamo cominciato a giocare un po' con il dato, servono dei coordinatori di classe, io ho individuato loro per la lettura approfondita e poi per riportare nei consigli di classe la lettura e farne riflessione tutti insieme. E c'è anche un piccolo gruppo, ovviamente fatto, sostenuto anche dal fondo d'istituto, è chiaro, no? Che in qualche maniera è la cabina di regia che coordina sia le somministrazioni, sia la lettura dei dati, che poi vengono passati ai colleghi dei consigli di classe e poi ai consigli di classe stessi. Perché poi a un certo punto, quando si comincia, noi per esempio nella scuola precedente abbiamo fatto anche il lavoro con le quarte e le quinte primaria, molto importante perché c'era anche un collegamento di continuità, d'accordo, tra il passaggio, perché nella scuola dove stavo poi tra l'altro c'era un passaggio di bambini dalla quinta immediato alla prima. E invece nella scuola nuova siamo partiti con la scuola media, e prima con le prime, il primo anno con le prime, adesso stiamo facendo le seconde e le nuove prime, e poi avremo le terze, sono processi, no? Nel frattempo appunto studiamo il dato e cerchiamo di fare almeno due rilevazioni l'anno, perché se ne possono fare fino a tre, ma diventa abbastanza complesso, almeno due rilevazioni l'anno per poter appunto anche fare confronti tra la rilevazione del primo quadrimestre, quella del secondo, e anche confronti tra l'anno che finisce con l'anno che comincia, no? E questo per esempio nella scuola precedente abbiamo fatto somministrazioni anche durante il Covid, e i nostri ricercatori lo possono confermare, questi dati hanno dato possibilità di lettura di tutta la parte del benessere anche in un momento come quello, ed effettivamente facendo anche questi confronti potevamo anche vedere proprio come in qualche modo ci miglioravano alcune situazioni o ci regredivano, dandoci ragione di alcuni interventi o facendoci riaggiustare il tiro, insomma. Bene, direi. Ah, ok, Alessandro, pensavo volessi aggiungere qualcosa. No, alla porta, ok. A me piace perché siamo anche nei tempi, anzi abbiamo sforato un po', però se non ci sono altre domande... Vi ho risparmiato le mie slide apposta proprio per stare nei tempi e per dare ai colleghi invece la possibilità di fare anche domande importanti, soprattutto ecco, a chi come noi l'ha sperimentato, ma anche soprattutto ai ricercatori, era importante. Poi in qualche modo, se c'è bisogno, forniamo anche qualche cosa anche ai colleghi, insomma, ma mi sembrava opportuno sintetizzare. Non
Non so se ci sono altre domande, sia vocali, in chat, mi sembra di non vedere più, no. Vederle. Ok. E quindi, diciamo, quello di oggi è stato lo step 1, chiamiamolo così, che è l'informativa, diciamo, di carattere generale. E so che alcuni di voi sono referenti, funzioni strumentali e quant'altro, quindi è necessario dover parlare con i dirigenti scolastici, è necessario dover parlare con i vostri colleghi. Iniziate un po' a riflettere su questo, diciamo, tipologia di strumento, che verrà comunque, ripeto, riproposto anche nei prossimi interventi di carattere regionale, in parte modo per anche il procedimento di adesione alle scuole che promuovono salute. Quindi, ripeto, le scuole che poi promuoveranno salute all'interno della rete, proprio SPS Toscana, poi sicuramente si troveranno nell'accordo questa, diciamo, tipologia di strumento. Comunque, ad oggi, terminato lo step 1, che è quello dell'informativa, pensateci un attimo, manderemo a tutte le scuole che erano qui presenti oggi, nella fattispecie, una manifestazione a questo punto di interesse con lo step 2, dove poi ci accorderemo col CNR, magari poi ogni singola scuola che provvederà a compilare questa manifestazione di interesse poi verrà direttamente contattata dal CNR, e poi si innescono tutti quei meccanismi per cui sarà necessario avere quei dati di partenza per costruire, appunto, lo spazio riservato in piattaforma. È giusto però che ci sia una consapevolezza, una piena coscienza, ecco, di poter utilizzare questo dato sia nell'ottica della propria scuola, però ricordo anche in un'ottica comunitaria. Ecco, questo diciamo è importante. Come ufficio scolastico regionale, a noi non piace darvi 100 rilevazioni diverse in 100 modi diversi. Cerchiamo di convergere, perché immagino la scuola sta facendo milioni di rilevazioni a tutto il mondo. Siete continuamente a fare monitoraggi, questionari e quant'altro. Noi cerchiamo di convergere la cosa in strumenti che riteniamo utili. Quindi qui c'è il CNR, c'è l'esperienza da parte dei dirigenti, quindi non vogliamo disperdere, diciamo, le energie da questo punto di vista. Quindi se vi affidate a questo strumento, sicuramente non ci saranno strumenti paralleli. Ecco, questo è quello che vorrei che passasse questo messaggio. Direi tutto, se i relatori non hanno nient'altro da aggiungere, io saluterei tutti presenti. Grazie a tutti per la partecipazione. Benissimo. Grazie davvero. Grazie. Io ho visto una domanda, volevo aggiungere che le slide che abbiamo presentato le troverete da domani sul nostro sito. Sulla home page del sito troverete le slide di presentazione. Forse è utile se anche poi le diamo tutti all'USR che le pubblica sul loro sito, anche io lo benissimo, le mando, anche, per, sì, le sì. Mando per mail anche a loro, certo, ovviamente. Così quando mandiamo l'informativa per lo step 2 mettiamo anche il link alla gestione delle slide, sì. Grazie. Scusa Daniele, aggiungo anche la registrazione, il link alla registrazione dell'evento di oggi per chi magari è dovuto andare via prima, esatto, o per chi volesse poi presentarlo al consiglio di istituto, al collegio. Benissimo, benissimo, metteremo anche quello. Grazie per la partecipazione. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie ancora, arrivederci a tutti. Buongiorno, grazie.